A Spoleto adesso per una intensa prova d'attore di cui è stato protagonista Alessandro Preziosi con lo spettacolo Van Gogh, l'odore assordante del bianco. Il nostro inviato è Vito Bruno. Ogni due giorni passa un tizio di loro a controllare che non mi sia impiccato. Tu gli sorridi. Questa volta Alessandro Preziosi è Van Gogh, anzi tutto quello che il grande pittore non era agli occhi degli altri. Il Van Gogh internato in manicomio, il filo sottile che lega follia sanità mentale, finzione e realtà. Secondo me parla proprio di un uomo bambino che non vuole in tutti i costi diventare adulto, cioè accettare la realtà per quello che è. E soprattutto, ed è il passo che questo spettacolo offre, accettare la propria malattia. Accettarla, quindi accettare di vedere cose che altri non vedono per poter continuare a dipingere. Gli metti una firma su quella merda di registro e io esco fuori con mio fratello, 4 treni ed un carretto e vengo a Parigi. Una prova impegnativa e ben riuscita per l'attore napoletano, un lavoro di struttura tecnica ineccepibile ed una interpretazione intensa e matura, essenziale come il testo scritto da Stefano Massini. C'è un Van Gogh di cui biograficamente conosciamo tutto e si scopre che poi non era così tanto folle, la sua follia era legata ad una necessità riproduttiva della realtà che gli procurava una combustione emotiva fortissima. Van Gogh, l'odore assordante del bianco, è per ora un'anteprima dei festival di Napoli e Spoleto. Da gennaio il tour nei teatri. Sono stato attratto dal fatto che quando ho chiuso il copione ho visto tanti colori in uno spettacolo dove la parola più costante era il bianco, il bianco. È tutto, vi lascio.